La zona del bersaglio, ex pista dei go-kart, è stata più volte oggetto di dibattito da parte del Comitato Le Brecce di Fano per la situazione di abbandono e di pericolo. Tra le tante battaglie c'era anche quella delle scogliere, ormai inesistenti, dove il mare, nel corso degli anni, ha mangiato metri e metri di spiaggia. Dopo diverso tempo, oggi il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Christian Fanesi, ha annunciato l'affidamento e il via dei lavori di sistemazione delle tre scogliere già esistenti. La zona del bersaglio è una zona di grande valore oltre che storico, perché c'è appunto il vecchio bersaglio, ma soprattutto ha la possibilità di una grandissima espansione anche dal punto di vista turistico, di riqualificazione di un'area molto interessante. Per fare questo è inevitabile che si passi dalla protezione della costa e i lavori che abbiamo fatto in questi anni a protezione di tutta Sassonia continueranno e abbiamo affidato recentemente, una settimana fa, i lavori della ditta Battistini Costruzioni, che è una ditta ligure e a cui abbiamo affidato un lavoro per un totale di 1.650.000 euro per la rifioritura delle tre scogliere che già esistono ma che sono sommerse e che andranno riemerse come sono state riemerse le altre in zona Sassonia e che speriamo possano dare in tempi brevi anche una nuova spiaggia a libera fruizione dei nostri concittadini. E questo è un lavoro molto importante anche dal punto di vista economico, ma ha una prospettiva che è quella di richiamare e di migliorare la situazione in quella zona. I lavori dovrebbero partire a brevissimo, il contratto è stato firmato, il cantiere è stato consegnato. Ci auguriamo che questa ditta, al pari delle altre ditte che abbiamo avuto, svolga le proprie attività con serietà e costanza, in maniera tale da poter arrivare alla prossima stagione estiva con un ulteriore tratto di costa difeso, insieme ai tanti tratti che abbiamo difeso in questi anni e quelli che faremo, come ad esempio Metauriglia e Ponte Sasso, che speriamo di poter arrivare a definire a breve come zone turistiche importanti della nostra città. I lavori sono stati finanziati per 650.000 euro con fondi del comune, 550.000 euro dal PNRR e 450.000 euro con fondi del MEF. Con questo ultimo intervento delle scogliere, ha concluso poi Fanesi, tutto il tratto di Sassonia dalla zona porto fino alla foce del Metauro è stato completamente messo in sicurezza.